What's up a tutti, ciurma, e benvenuti da Jigreen in questo nuovissimo incredibile video. E su che cosa, ragazzi, se non sulla demo che è stata rilasciata veramente tipo adesso su Resident Evil 4 Remake. Che dire, ragazzi, io sono veramente molto molto in hype riguardo questo gioco che uscirà il 24 marzo, quindi ormai manca veramente pochissimo, manca insomma poco meno di 2 settimane, quindi ormai siamo lì. Capcom già ci ha fatto vedere comunque diverse cose riguardo questo remake e devo dire che le mie aspettative, appunto, ragazzi, sono veramente molto alte, e con tutto quello che è stato fatto vedere le mie aspettative anzi si sono alzate ulteriormente rispetto a quelle che avevo inizialmente. Direi che Capcom sicuramente con i remake non può deludere, perché già l'abbiamo sperimentato soprattutto con Resident Evil 2 Remake, che io ho veramente adorato da morire, ragazzi. L'ho rigiocato anche perché è stata un'esperienza veramente molto molto bella. Idem con Resident Evil 3 Remake, un pochettino meno perché è stato un po' corto, ragazzi, un po' veramente roba un po' raffazzonata dal secondo, però in questo caso secondo me Capcom si sarà sicuramente anche superata, perché avranno migliorato quello che era già un gran bel gioco, perché io l'ho giocato sul sito Viola e devo dire che l'esperienza mi è piaciuta, per cui l'idea di avere un remake di questo gioco già mi entusiasmava inizialmente, ma appunto dopo aver visto, ragazzi, tutto quello che ci hanno mostrato, cioè il mio entusiasmo è salito proprio over 9000 praticamente. E anche perché, a maggior ragione, ragazzi, soprattutto quello che mi intriga sono le atmosfere, perché sembrerebbe proprio appunto che Capcom si sia impegnata particolarmente per rendere questo gioco ancora più horror, perché effettivamente Resident Evil 4, ragazzi, sì, era un gioco horror comunque, ma complementava anche con, soprattutto con l'action. Il punto è che secondo me gli hanno dato proprio quello che probabilmente mancava all'originale, proprio una vera atmosfera horror, ragazzi, quindi io sinceramente non vedo l'ora di giocare questa demo e quindi andiamo a giocarla. Ok, ragazzi, non mi soffermerò troppo sulle impostazioni perché avevo impostato già tutto riguardo la luminosità e tutto il resto. Non mi soffermo a guardare i comandi perché molto probabilmente comunque, ragazzi, ci mostreranno il tutorial, quindi stiamo per giocare la parte proprio iniziale di gioco, dove ovviamente sicuramente ci faranno vedere un po' come funzionano i comandi, quindi andiamo ad iniziare una nuova partita. '30 settembre 1998, una data che non dimentico. Quando il poliziotto in me morì, quella notte Raccoon City fu rasa al suolo a causa delle armi biologiche dell'Umbrella. Io sono sopravvissuto, ma per molti altri non è stato così. Mi è stato chiesto di unirmi a un programma governativo top secret. Non che avessi scelta. L'addestramento e quelle missioni mi hanno quasi ucciso, ma almeno mi hanno aiutato a non pensare. Se potessi scordare quella notte, quel dolore, anche solo per un secondo, stavolta può essere diverso. Deve esserlo. Wow. Già questi primi frame, ragazzi, mi fanno battere il cuore. Sono passati 6 anni da quando Leon S. Kennedy è sopravvissuto all'incidente di Raccoon City, un disastro biologico senza precedenti causato dalla Umbrella Corporation. Dopo essersi distinto come agente speciale degli Stati Uniti, gli viene affidato l'incarico di localizzare la figlia del presidente che è stata rapita. La ricerca lo porta in un villaggio europeo, l'ultimo posto in cui la ragazza è stata avvistata. Neanche il trauma passato di Leon potrebbe mai prepararlo agli orrori e alla follia che lo attendono qui. Eccoci qua, ragazzi, ci sparano direttamente in game. Questo effettivamente, appunto, dovrebbe essere quindi il capitolo 1. E già, ragazzi, da questa prima, proprio questa prima schermata, possiamo ben vedere quanto appunto abbiano reso più oscuro questo gioco. E questa cosa mi fa impazzire, veramente. Veramente impazzire. A parte che comunque su PS5 sicuramente, ragazzi, la resa, io non so come sarà comunque su PS4, su console all gen, però per quanto riguarda PS5, ragazzi, è tanta tanta roba. Allora, qua non possiamo passare, ovviamente ci è appena stato spiegato come camminare, quindi semplicissimo. E premendo L3 oppure R1 possiamo correre.
Ecco, già sentiamo i primi versacci. Oddio, questa roba che cos'è? Oddio. Bello, povero, povero Cero. Che cazzo gli hanno fatto, Madonna Santa? Va bene, andiamo. In mezzo ai rami, attenzione a non sbattere la testa. Quindi cerchi ovviamente per accovacciarsi. Wow. Porca miseria, ragazzi. Devo dire, veramente non me l'aspettavo così. Così tanto d'atmosfera. Poi Leon a me piace tantissimo, penso, ragazzi. Io non sono un'esperta di Resident Evil, ma di quelli che comunque ho giocato, penso che molto probabilmente proprio Leon sia il mio personaggio preferito. Quindi, cioè, poter rivestire i suoi panni anche in questo remake mi dà veramente tanta tanta gioia. Dopo il remake del 2, dopo averlo visto, ragazzi, anche tipo il Resident Evil 6, cioè, è una cosa bella. Una cosa veramente bella, ammazza. Che è successo qua? Il disastro che avete combinato, ragazzi. Ok, oh, qua cosa abbiamo? Rozzamulito, il giudizio universale è vicino. Grazie, grazie. Non volevamo saperlo. Perfetto, abbiamo pure ottenuto un documento con questo. Va bene, siamo entrati qui semplicemente per sentirci dire che il giudizio universale è vicino. Davvero? Possiamo andare avanti? Ok, ok, ok. Mamma mia. Ok, qua c'è veramente da aver paura però. Guardate un po'. Guardate un po' che roba. Quante altre stanze ci sono da visitare. Tra l'altro, ragazzi, il bello di sta demo è che non ha tempo limite. Quindi se ci sono persone che ovviamente vogliono starsi a guardare tutti quanti i dettagli, c'è una gran cosa questa. Oddio! E questo... Chiedo scusa per l'intrusione. Busco un polizia. Vino a chi? Ma gli hai guardato gli occhi lì? Non hai notato che non è normale, no? Sti cazzi. Non ci importa. Eh sì, era proprio lui, mi sa. Oh shit. Ma buon uomo, ma cosa vuole? Ma oh, mazza che Madonna, raga, gli ha spezzato l'osso del corpo. Porca miseria. E vabbè, ma lì ora adesso è stato, oddio, è stato ancora di più addestrato, no? Quindi le cose top, ragazzi. Si mette male. Chiave del seminterrato, la prendiamo subito. Quindi, la sbob... Oh, che schifo. Ok, allora, se uno vuole vomitare viene direttamente qui, probabilmente. Basta guardare quella robaccia. Allora, non ci resta che uscire, mi sa, ragazzi miei, e andare in quest'altra meravigliosa stanza. Si preannuncia veramente meravigliosa. Hasta el fin... Viviremos contigo e bla bla bla. Ok, usiamo la chiave del seminterrato, ovviamente. Ecco qua. Permesso. Ok, perfetto. Si accende automaticamente la torcia. Questa è una cosa molto molto figa. Adoro. E anche questo ambiente, devo dire, veramente molto molto inquietante, ragazzi. Per non parlare dell'ambience che stiamo ascoltando in questo esatto momento. Cioè, che c'è stata di? Penso ci sia... Oddio, che rattone! Non mi tocca, oddio. Che ci può stare da di, ragazzi? Io credo veramente niente. Ho visto qualcosa o sbaglio? È permesso, scusate, come sempre entro senza bussare, ma... Oddio, ehi. È lui. Ma poraccio, che gli hanno fatto, aiuto. Ti dicevo. Qual è la situazione? Cose terribili, cose terribili. Funziona o non funziona, mannaggia santa. Che cazzo succede?
Non cose piacevoli, Leon, direi. L'hanno tipo squartato come un maiale. Fuggi dalla casa del cacciatore, quindi per mirare e per sparare, ovviamente, con R2. Quindi il comando è abbastanza semplice. Niente, raga, sto poveraccio... Ripeto, l'hanno squartato come un maiale. Poveraccio, poveraccio. Che brutta cos'è fine stato? Ha fatto. Nella sua... che cazzo è? Oddio. Ah, che oddio. Cazzo? Ah, oddio. Ah! Il signore dal collo rotto. Se ne vada, signore. Se ne vada! Oh, 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 oh! Ok. Oddio, che senso. Oddio, oddio, oddio santo. Oddio santo, oddio santo. C'ho solo più 3 colpi. Che meraviglia, che meraviglia. È tutto bellissimo, come sempre. Sempre tutto meraviglioso. Oh, Gesù. Allora, già questo lì... che ha detto? Mi è sfuggita l'ultima. Oddio. Io direi di, tipo di correre via. Cioè, no? Non voglio sta... Oddio, perché sto... Oddio, no. Mi ha sentito. Ma ovvio che mi ha sentito. Mannaggia tutto. Ah... Nido, qui Condor 1. Qui Hannigan, rapporto. La figlia del presidente, Aquila Reale, si trova in questo villaggio. Come pensavamo, quindi. Ben fatto. Mi serve la posizione di un lago. Forse si trova lì. Ricevuto. Mi metto alla ricerca. Fai presto. La gente qui è impazzita. La mia scorta è... Oh! Oh, piano, piano. Dovrà pagare i danni, lo sa? Lo sapete? Con permesso. Non credo che lo sappiano. Oh. Ecco. Meglio la finestra, sì, sì, sì. A volte è l'opzione migliore. Non lanciare quell'accetta. Bravo. Ok, signori, ok. Inizio col botto. Dirigiti verso il lago, mappa aggiornata. Vediamo che altro ci fanno vedere, ragazzi. Comunque bello, 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 mi piace. Allora, la scia di sangue, come sempre, non credo che porti a qualcosa di tanto conveniente e di positivo, ma a noi frega cazzi, perché noi siamo Leon e noi andiamo a ridere in faccia al pericolo, come sempre. Ok, perfetto. Munizioni per pistola, mi sa che mi serviranno proprio a breve. Quindi quadrato per ricaricare, anche questo era abbastanza elementare come comando. E... ah, la cara vecchia macchina da scrivere. Ovviamente adesso non ci serve, ma molto interessante. Polvere da sparo, quindi ovviamente si potranno anche... Ecco qua, allora l'inventario quindi si apre con... triangolo, ragazzi, abbiamo appunto la buona cara vecchia valigetta e ovviamente quindi si potranno, vedete, sì, quindi utilizzare varie polveri da sparo per creare comunque le munizioni necessarie, quindi questo comunque è rimasto. Un po' di mal di pancia? Ok, già qui l'atmosfera si rischiara un po', ragazzi, ma... comunque è sempre tutto davvero orrido perché qua ci sono altre... Oddio, povero lupo. Che gli hanno fatto, madonna santa. Continuate con sti mal di pancia, ragazzi. Un Imodium. Un... non lo so. Fermenti lattici, qualcosa che vi possa aiutare. Col vostro povero intestino. Lo sento parecchio sofferente. Quindi... che state a fare? State a giocare? Che state a fare? Sì, un'altra volta. Raga, io non so che altro consigliarvi. Comunque, qua abbiamo appena raccolto delle pesetas che ovviamente potremo utilizzare dal caro vecchio mercante che incontreremo, ovviamente. Un forastero!
che incontreremo durante il gioco. Ah sì, immagino che se possa usare la super mega mossa incredibile. Oddio, questo era dove è uscito. Ma che vai a rompere? Te colpisci, vedete? Ok, si può usare anche qui ovviamente la mossa, che quando sono insomma un po' così, un po' colpiti, si può usare il mega calcio volante rotante, meglio di Chuck Norris, per atterrarli. Il coltello mi sembra aver capito che comunque ha un utilizzo limitato, perché gli ho visto una barra. Ok, altra polvere da sparo che sempre può essere utile. Un forastero è rimasto, bellissimo. Hanno tenuto comunque le menti, ragazzi. Oh, oh cazzus. Aia. Scusa, io merda, non l'ho vista per niente sta cazzo di trappola di merda. Raga, ma colta alla sprovvista, non me l'aspettavo questa, veramente. E toc toc. Salve, la vedo. No, no. Ciaone, ok, vado. Ma non posso tipo anche schiacciarlo, no? Cioè, pensavo di poterlo schiacciare quando era per terra. Ok, cambia arma. Ah, ok, perfetto. Quindi tasti direzionali, ragazzi, sempre per poter accedere velocemente alle altre armi in inventario. La famosissima pianta rossa. È che mi ridici come mirare e come sparare. Già l'ho capito, bello di casa. Va bene, io vado, ragazzi. Comunque è bella qua, raga, sto simil bosco. Permesso. È permesso? C'è nessuno? Qui andiamo proprio verso il villaggio. Allora, eccolo qua. Attenzione. Attenzione, attenzione. Oh. Oddio, un'altra gente, poveraccio. Dai, gli hanno dato ma poveraccio. Ma è terribile. E noi dobbiamo andare là dentro. E il pollo che si fa allegramente fatti suoi. Oppure il pollo è fatto bene, ragazzi. Ma è tutto fatto strabene, Gesù santissimo. E allora, io sto andando proprio lì. Altro signor pollo. Ragazzi, io non vorrei disturbare il vostro barbecue, però purtroppo mi sa che è da qui che devo passare. Pianta verde, ovviamente, ragazzi, vedete, si possono creare oggetti, quindi assegnazione scelta rapida, puoi assegnare un'arma a uno slot di scelta rapida selezionando nel menu risorse. È possibile quindi, ok, equipaggiare fino a 8 armi alla volta, quindi vedete, si può ovviamente creare tenendo premuto, ok, miscela di piante, perfetto, quindi pure questo è rimasto fondamentalmente uguale. Qua ci serve una chiave che non abbiamo. Comunque anche nel Resident Evil 4 originale era possibile entrare fondamentalmente dappertutto, perlomeno qui nel villaggio, per poter anche cercare oggetti comunque utili e tutto il resto. Quindi proviamo ancora a fare il giro da dietro, magari prima che succeda il delirio. Scusi, oddio. Ah, salve, lei non... No, non l'avevo vista proprio, ragazzi. Si comincia. Mi scusi, signore. Oddio, oddio, il pollo se la sta... Oh, aspetta, 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 aspetta. Mi sta venendo addosso l'intero villaggio, oddio. Oh, mi scusi, signora. No, te voglio matare? No, anche no. Scusate, ragazzi, ma io avrei un po' di fretta. Ma non ce la posso umare. Oddio, come mi ha infilzato. Aia. Mannaggia te. Inventario. Ok, sì, già lo sappiamo come ripristinare la salute. Però giustamente, ragazzi, il tutorial deve fare il suo lavoro. Quindi, alla fine dei giochi, Gesù, Giuseppe e pure Maria, a saperlo non gli avrei sparato a quella signora. Scusate, era tua moglie. Era la moglie di qualcuno. Scusate, ragazzi, io veramente... Ok, io non volevo fare un torto a nessuno, però... Ok, l'ho mancato... Oh, shit! Aia! Non mi sono spostata per un cavolo. Scusate, ragazzi, ma veramente... Ok.
Continuano ad arrivare, quindi mi sa che non è tanto il caso di stare a fare niente, insomma. Il punto è che non so se posso scappare da qua. Ecco fatto. Eccolo qua. Infatti la demo tra l'altro si chiama Chainsaw Demo. Non è il caso, scusate signori. Davvero, io non avevo... ecco, mi sono incastrata da sola, vero? Sì. Ovviamente! Dio santissimo, non avevo intenzione di creare scompiglio. Eppure qua sembra che tutti quanti si offendano per un non nulla. Allora... E qua ragazzi, vabbè, queste sono cose che ovviamente si potranno fare non in questa demo. Il punto è che io non so assolutamente cosa fare. Cioè, io che gli faccio a questo, ragazzi? Guarda, intanto ve lancio questa perché boom bitch. E posso colpire pure lui? Sì, posso colpire un po' tutti. Così, perfetto, ma ok, ma raga, questo no 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 no, fatemi, no raga, Madonna santa, Madonna santa, fatemi passare, scusate, fatemi passare un po' de palle. Allora, sono in mano a Cristo, c'ho uno spray medico, direi di usarlo, anche se non so quanto potrà essere utile, perché raga sono tipo 10.000. Ma non c'è un modo per usare il corpo a corpo? Certo, c'è. Certo che c'è. L1. Oh, 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 oh! Madonna, 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 madonna. Il delirio, ragazzi. Il delirio. Io ripeto, allora, da quello che mi ricordo... Ok, nel gioco originale mi ricordavo di dovermi chiudere tipo da qualche parte. Quindi intanto mettiamo un attimo un freno qua, ma... Ci posso credere. Credici come, Leon? Questi sono cazzi amari. Ma proprio amari amari. Eh sì. Oh, e questo ci piace però. Eh sì. Eh sì che ci piace, aspetta. Granata frammentazione pure può essere molto utile. Come può esserlo questo? Che meraviglia. C'è rimasto secco il vecchio. Allora, sta arrivando anche l'uomo... L'uomo motosega. È arrivato? Lo sto aspettando. Che venga pure. Eccolo qua. Oddio! Oddio, oddio, oddio. Sta arrivando incacchiatissimo. Incazzatissimo, ragazzi. Ok, aspetta. Granata. Datemi una granata. Datemi una granata. Tipo adesso. Boom! Ah belli. E non muore lo stronzo. Cioè devi rimanere secco, mannaggia santa. No? No? La campana. Ok, suonano le campane. Fra Martino, campanaro, suoni tu, suoni tu. Si sono fermati tutti improvvisamente. Io non esisto più. Todo poderoso. Tutti a messa. Oh, che bravi. Dove stanno andando? Al bingo? E finisce qua questa demo. Mamma mia, ragazzi. Abbiamo visto veramente pochissimo, ma è servito comunque a darci un pochettino l'idea di quello che
sarà questo gioco. Io alla fine ci ho messo appunto poco più di un quarto d'ora, ma perché comunque me la sono giocata parecchio rapidamente, ragazzi. Io non sono tanto tipo da mettersi a guardare veramente ogni minima cosa, ogni minimo dettaglio. Può essere visto come un difetto, lo so, mi rendo conto, ma a me giochi mi piace godermeli così, ragazzi, tutti d'un fiato. E devo dire tanta roba, regà. Cioè, che cosa altro c'è da dire? Direi nulla, cioè ha semplicemente confermato quello che già penso stiamo pensando tutti quanti di questo gioco, che sarà, regà, un remake assolutamente meraviglioso. Quindi disponibile dal 24 marzo. Io sono già parecchi mesi che l'ho prenotato. Penso che questo, insomma, questa demo non abbia fatto altro che darmi la conferma che ovviamente ho fatto bene, ragazzi. Io veramente penso che non mi aspettassi niente di meno da Capcom, sinceramente. Dopo il remake di Resident Evil 2 soprattutto, che io lo ritengo un capolavoro, non avevo dubbi sul fatto che Capcom avrebbe cacciato fuori, ragazzi, un altro titolone con le palle grosse così, ecco. Ovviamente, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Fatemi sapere voi che ne pensate, se avete prenotato il gioco, se non l'avete prenotato, se non vedete l'ora che esca, se aspetterete a comprarlo. Come sempre, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Obdosh a tutti, ragazzi, la giocherina. Ciao!